andremo a realizzare una pizza rustica con una base di pasta filo. La pasta filo è una pasta sfoglia sottilissima che cuoce in brevissimo tempo ed è possibile realizzarla con il bimby. Allora, le dosi per realizzare la pasta sfoglia sono 250 g di farina 00, 110 g di acqua a temperatura ambiente, un pizzico di sale, 20 g di olio. Inseriamo tutti gli ingredienti nel boccale. Per prima inseriamo la farina, un pizzico di sale, 20 g di olio e 110 g di acqua a temperatura ambiente. Mettiamo il nostro bimby per 2 minuti. Spiga. Per velocizzare la preparazione della nostra pizza rustica, possiamo stendere direttamente la pasta filo su un foglio di carta forno, evitando così che si possa attaccare alla teglia. Una volta che abbiamo steso la pasta, con i lembi di una forchetta la bucherelliamo un po' e la sistemiamo in teglia. Il ripieno della pizza rustica. Vediamo che cosa ci occorre. Ci occorrono 6 uova, ci occorrono 5 sottilette o anche 4, possono andare bene, 50 g di grana grattugiato e del salame e della mortadella, più o meno 50-60 g di salame e 50-60 g di mortadella. Allora procediamo con la preparazione. Con le uova ci mettiamo il grana o il parmigiano, se volete, se preferite, e cominciamo a sbatterle ben bene. Consiglio di non mettere sale nelle uova, poiché il sapore è già dato dal parmigiano ed è già dato anche dai salumi, altrimenti la preparazione viene troppo salata. Allora procediamo con la sistemazione. Sistemiamo le fette di salame sulle sottilette, sistemiamo anche le fettine di mortadella. Sistemati i salumi, ci versiamo su le uova. Tagliamo l'eccesso di pasta. La pizza rustica la inforniamo a 180 gradi per 30 minuti circa. Possiamo sfornare la nostra pizza rustica. Potete servirla ai vostri amici con del pastoso vino rosso, si accompagna molto bene. Buon appetito!